Ciao, bentornati sul canale. Io sono Pasquale e questo è Io Risparmio, il mio progetto di indipendenza finanziaria dove da indebitato seriale, cattivo investitore seriale, cattivo risparmiatore seriale, cerco di diventare un ottimo investitore, un ottimo risparmiatore e ho tolto tutti i debiti. Oggi andiamo a parlare di Honeywell, un'azienda che mi è stata suggerita da un'email da Mauro, che ringrazio per il suggerimento, anche perché Honeywell era una di quelle aziende che ho in watchlist che volevo inserire in portafoglio. Tra l'altro, farò anche io un video sulla mia watchlist perché vedo che molti miei colleghi le fanno e sarebbe anche una buona idea condividere la mia con voi. Per cui, prima di andare a parlare di Honeywell e andare a vedere un attimino su Simply Wall Street di cosa stiamo parlando, faccio prima la piccola imitazione di oggi, che è il mio caro amico Davide Ravera, e poi andiamo a parlare di Honeywell. Ciao, io sono Davide e qui non so se si vede, faccio vedere. La mia libreria, quei libri li ho letti negli ultimi 5 minuti e in collaborazione con la Mondadori sto facendo arrivare un tir di 22 tonnellate e mezzo, quindi pieno 33 bancali di libri che vorrei leggere nella prossima oretta perché ho diciamo, un'oretta libera che volevo occupare e non sprecare. E poi ho fatto un import di 35 container 45 piedi, per cui quelli un po' più lunghi, direttamente dalla Cina. E altri 40 dal Pakistan e dall'India perché diciamo c'è una produzione molto ampia di libri e volevo leggere qualcosina questo mese e per cui tutti questi 75 container conterranno libri che leggerò entro la fine del mese di novembre perché volevo portare qualche recensione un po' corta. So che i miei video sono corti sui 45-90 minuti di media, però vorrei portare qualche contenuto un po' più lungo. Bene, Honeywell International Inc. è un'azienda americana quotata in borsa, è una multinazionale di quelle che viene definita conglomerato, nel senso che hanno diverse tipologie di business nel loro pacchetto. Hanno sede a Charlotte, nel North Carolina. Operano principalmente in quattro aree di business, che sono l'aerospaziale, la tecnologia per l'edilizia, i materiali e tecnologie ad alte prestazioni, quelle che vengono definite PMT, e poi delle soluzioni per la sicurezza e la produttività, definite SPS. Fa parte di una delle 100 aziende Fortune e l'azienda ha una forza lavoro globale di 110.000 lavoratori circa, di cui solo 44.000 sono impiegati negli Stati Uniti d'America. Attualmente la società è prodotto di una fusione che è stata fatta nel 1999 con la Allied Signal, che aveva sede a Morristown, nel New Jersey, e da quella fusione si è deciso di tenere solo il nome Honeywell proprio per il fatto che Honeywell era un marchio molto più riconosciuto a livello mondiale. Tra l'altro, Honeywell fa parte del Dow Jones Industrial Average dal 1993 al 2008 e poi, dopo questa fusione, è sparita la Lead Signal come nome e c'è solo Honeywell. Tra l'altro, per chi mi segue sa che io sto puntando tantissimo al Dow Jones Industrial Average in questo periodo proprio per aumentare la mia esposizione a quelle aziende che sono più produttive, per cui hanno una crescita leggermente minore rispetto a quelle tech, ma allo stesso tempo hanno quei business molto stabili, molto, diciamo, che hanno delle crescite minori, ma che comunque hanno possibilità di crescere nel tempo proprio perché sono legate a un discorso prevalentemente tecnologico. Se guardiamo i dati nel 2019, l'azienda ha avuto un fatturato di 36,7 miliardi di dollari, con un profitto netto di circa 6 miliardi e 100. Come dicevo prima, 113 mila dipendenti globali. Ovviamente tutti questi dati sono aggiornati al 2019 perché il 2020 ancora non è finito. Attuale amministratore delegato è Darius Adamczyk, che non so da dove provenga, però come nome mi sembra un po' dell'est Europa. I gruppi aziendali di Honeywell sono principalmente Honeywell Aerospace, che fornisce appunto dell'avionica, dei motori aeronautici, dei sistemi di gestione per il volo e quindi sono molto in contatto con le aziende aeree tipo Boeing o anche come Airbus, e per cui gestiscono dei sistemi della gestione del volo, delle soluzioni di servizio a produzione, delle compagnie aeree, per i servizi anche aeroportuali e soprattutto anche per le forze armate e per i prodotti aerospaziali. Poi abbiamo la Honeywell Building Technologies e la Honeywell Safety and Productivity Solution, che sono state create quando le soluzioni di automazione e controllo sono state divise nel luglio del 2016. Honeywell Building Technologies comprende anche Honeywell Building Solution, Environmental Energy Solution e Honeywell Security and Fire.
Di questo, nel 2017 è stata anche acquistata la SCAME, la cosiddetta SCAME Parre, che magari qualcuno conosce, ed è una società con sede in Italia, che appunto aggiunge anche altre funzionalità di sicurezza che sono relative, per quanto riguarda SCAME Parre, alla sicurezza antincendio gas, che erano assenti nel portafoglio di Honeywell. Inoltre, già faceva parte del business quella che comprendeva la scansione della mobilità, il rivelamento, internet e sicurezza industriale. Infine, Honeywell Performance Materials and Technologies, che comprende 6 unità di business particolari: la UOP, la Process Solution, la Flooring Products, la Electronic Materials, Resin and Chemical e Specialty Materials. Prodotti che appunto che includono alta tecnologia di processo per la lavorazione di petrolio, gas, combustibili, pellicole e additivi, prodotti chimici speciali, materiali elettronici e combustibili rinnovabili per il trasporto. Ma ora basta alle ciance o francia alle bance, andiamo su Symbio Street e andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. Ed eccoci su Symbio Street. Honeywell, appunto, lo vediamo qui aprendo il dettaglio, è un'azienda internazionale che opera con una diversificazione della propria produzione manufatturiera, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia. Opera anche nel servizio aerospaziale, come unità di energia ausiliare, propulsione, per cui motori a propulsione, avionica integrata e anche dei controlli per l'ambiente e dei controlli per i sistemi energetici. Comunque ha una tecnologia molto molto avanzata, per cui la sua produzione è così diversificata che abbraccia diversi settori e questo l'ha fatta diventare una delle aziende più importanti americane, come appunto dicevo prima, fa parte del Dow Jones Industrial Average. È stata incorporata nel 1985 in un'altra azienda, che era un'azienda che produceva solo e esclusivamente materiali per il mercato avionico ed aerospaziale, ma poi, essendo Honeywell molto più importante, con un nome, con un brand molto più riconosciuto, a quel punto è stato deciso di tenere il nome di Honeywell International. Allora, andiamo a vedere come si è andato a evolvere il prezzo. Diciamo, dalla nascita ovviamente è stato un continuo crescendo con dei momenti molto particolari. Questa è la crisi del 2008, ma qui abbiamo anche la crisi del 2000. Diciamo che in quest'ultimo decennio, anzi 11 anni, dal 2009, ha avuto una continua crescita e l'azienda è ritornata tra l'altro quasi ai livelli pre-pandemia, perché questo era il prezzo a gennaio 2013, 181 dollari, e adesso si trova a 175, per cui praticamente ha quasi recuperato totalmente il proprio prezzo, il proprio valore di mercato nell'ambito mercato azionario. Un'azienda in forte salute, che ha una leggera crescita nel futuro e un ottimo dividendo. Per quanto riguarda la valutazione di questa azienda, si considera leggermente sottovalutata e per cui potrebbe essere un ottimo momento per cominciare a fare degli ingressini. Io sinceramente la sto tenendo sotto d'occhio, ma successivamente farò anche il video sulla mia watchlist, perché vedo che molti miei colleghi lo fanno, per cui volevo condividere con voi anche qual è la mia watchlist. Dal punto di vista della crescita finanziaria, abbiamo una stimata crescita per quanto riguarda gli earnings dell'8,6% anno, mentre per quanto riguarda il fatturato un 5, mentre per quanto riguarda il fatturato di un 5,5%, che non è eccezionale, ma è un'azienda, diciamo così, stabilizzata nel mercato, è un'azienda di produzione, per cui non si può sperare che vada a crescere come i giganti del tech o dell'elettronica tipo Facebook e vari, però ovviamente ha una propria crescita che si andrà a prolungare nel tempo proprio perché la produzione è talmente diversificata che, come dicevo prima, va ad abbracciare diversi settori. Per quanto riguarda la sua salute finanziaria, l'azienda ha una quantità di asset molto importante, ovviamente essendo un'azienda produttiva ha le sue fabbriche, i suoi siti produttivi e comunque tutti questi asset vanno a coprire i debiti. Andiamo a vedere qui anche che c'è un'ottima percentuale di cash. C'è tantissimo cash nelle casse dell'azienda, un debito che sfiora i 22 miliardi di dollari, ma solo con gli asset si andrebbe a ricoprire qualsiasi cosa. Tra l'altro ci sono quasi 7 miliardi di account receivable e altri 6 miliardi di asset fisici, 4 miliardi e 8 di inventario e comunque 15 miliardi di cash. Praticamente con i receivable e il cash si andrebbe a coprire qualsiasi debito che l'azienda ha, per cui questa è una cosa da tenere molto in considerazione, perché aziende di questo tipo possono avere dell'alto debito, ma in questo caso è ben coperto da quello che è l'asset. Per quanto riguarda i dividendi, è un'azienda, come dicevo prima, che dà un dividendo crescente del 2,12%, non del 2000, magari.
ed è un dividendo che è in continua crescita da sempre, non è mai andato a calare e va in linea con lo yield, va in linea col dividend per share. È un dividendo sempre crescente e tra l'altro si presume che da quest'anno, al 2021, quindi quello che sta per venire, il dividend yield vada in crescita continua col dividend per share e si presume di avere 6.4 dollari annui con un 3.6% di yield nel 2024, per cui solo fa 4 anni. Per quanto riguarda l'ownership di questa azienda, possiamo andare a vedere che il 76% è in mano alle istituzioni e il 23%, quasi 24%, a noi della General Public. I maggiori investitori, ovviamente essendo un'azienda ben instaurata nel mercato americano, sono Vanguard che ha un 7.6% quasi, BlackRock con un 6% e comunque altre banche, abbiamo T. Rowe Price, Morgan Stanley, Wellington Management, tutte aziende molto importanti nel campo degli investimenti. Un'azienda molto ma molto sicura da questo punto di vista, un'azienda storica che esiste da centinaia di anni, non da centinaia, che esiste da decenni, che è molto solida, che ha una posizione molto diversificata e che per cui può andare ad essere un ottimo, diciamo, un'ottima azienda da inserire nel proprio portafoglio se si vuole avere una di quelle aziende stabili, con crescita bassa ma continua nel tempo. Tra l'altro per quanto riguarda il prezzo, non siamo andati a vedere la volatilità del prezzo, che comunque è in linea col mercato di riferimento e ha dato dei ritorni nell'arco di 5 anni del 60%, per cui quasi un 11% anno, ma se includiamo anche il dividendo, comunque abbiamo avuto un 97% di dividendo di ritorno nell'arco di 5 anni, che male non è. Honeywell è un'azienda di quelle che mi sono sempre piaciute, in realtà mi è stata suggerita per questo video, ma avevo già intenzione di farlo, visto che mi è arrivata la richiesta, ho pensato che fosse utile farlo subito. Magari potrei dedicarci qualcosina in più quando la inserirò nel portafoglio, come andare un po' più nei dettagli. Bene, spero che questo video sia stato di tuo gradimento e fammi sapere se anche tu conoscevi Honeywell, se l'hai in portafoglio, se pensavi di metterla o se è nella tua watchlist. Se questo video ti è piaciuto ti chiedo di lasciare come sempre un pollice in su e se sei nuovo di passaggio, magari se guidavi con la macchina e ti sei girato e visto, oh guarda quello è Pasquale. Se sei nuovo di passaggio, come dicevo, clicca il tasto iscriviti e anche la campanella delle notifiche, così non ti perdi nessun video successivo. Anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!